delle risorse che si sono state assegnate dal chiedono un incontro urgente con il manager dell'ASL di Salerno, Antonio Squillante, per cercare di capire e conoscere una volta e per tutte le direttive aziendali rispetto al futuro del distretto sanitario 60 di Mater Domini. Già difeso a spada tratta nei mesi scorsi dai sindaci dei comuni di Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte e con servizi che vengono offerti a un'utenza di circa 65.000 abitanti, il distretto è finito in queste ore nuovamente nell'occhio del ciclone dopo la decisione di trasferire temporaneamente unità operative del distretto 60 negli uffici di via Giordano a Nocera Inferiore. Alla base della decisione assunta dai vertici dell'ASL le cattive condizioni igieniche in cui versano le stanze del distretto. Ma i sindaci non ci stanno, come si diceva, e già ieri sera, in una nota, il primo cittadino di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano chiedeva, insieme ai sindaci Longanella di Castel San Giorgio e Pascarelli di Rocca Piemonte, un incontro ad Horas con Squillante e con il direttore sanitario Annecchiarico rispetto al futuro del distretto 60 e dei servizi erogati dal presidio. Un comunicato nel quale veniva specificato da Cuofano che eventuali iniziative di accorpamento, nel tempo numerose volte paventate e fortunatamente mai eseguite, comporterebbero ulteriori preoccupanti penalizzazioni per il territorio, che graverebbero non poco sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, i quali numerosi continuano a servirsi del presidio, oggetto solo di incuria e di cattivo stato di manutenzione, ma al quale, dice Cuofano, è possibile ovviare, come già emerso negli ultimi sopralluoghi dello scorso ottobre, con piccoli interventi di pulizia, deratizzazione e adeguata manutenzione. Stamattina ha rincarato la dose il sindaco di Castel San Giorgio Longanella, che ha sottolineato come nei mesi scorsi, tra l'altro, c'era stata una riunione in regione Campania ed era giunta risposta dall'ASL di Salerno rispetto alle problematiche del distretto, ottenendo infatti rassicurazioni sul potenziamento del presidio sanitario. Noi abbiamo avuto diversi incontri con i responsabili sanitari e amministrativi del distretto, abbiamo avuto un incontro alla quinta commissione con tutti gli onorevoli parlamentari della Presidente Schiano di Visconti per discutere di questo problema. Si decise di sovrassedere, niente chiusura, rilancio, attenzione su quelli che erano i bisogni, una ricognizione delle difficoltà, insomma si parlava di ristrutturazione, di messa a punto, di riorganizzazione, quindi stavamo tranquilli e siamo stati tranquilli finché non è intervenuta un'altra volta la solita notizia. Questo è un carosello, poi si fa sempre la sagra delle cose assurde, noi non lo possiamo consentire. Perché dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini, rendere conto. Penso che abbiamo anche le competenze, l'esperienza in materia per poter dare un contributo. Sediamoci attorno a un tavolo. Io non voglio favorire sprechi, tenere in piedi cose inutili. Ma da quello che mi risulta c'è una grossa necessità di tenere attivato questo distretto con un funzionamento più mirato, concordando con quelle che sono le attrezzature, il personale, la situazione di Nocera Inferiore. Insomma, poi si può addivenire a qualsiasi risultato, basta che ci si confronta e si punta a risolvere i problemi. Poi qualunque soluzione ci può andare bene, se è giusta, se ci convincono che bisogna andare anche alla chiusura, io non escludo niente, ma mi sembra che non ci sono le condizioni, non hanno le motivazioni sufficienti per convincerci che questa è la soluzione.